Liceo Da Vinci, Vairano Scalo, località Scalo del comune di Vairano Patenora, siamo in compagnia della dirigente scolastica. Oggi c'è l'Open Day, quindi porte aperte per tutti coloro e i genitori che vorranno portare i figli che stanno frequentando l'ultimo anno delle scuole medie, come si diceva una volta, per vedere quale indirizzo da intraprendere. Ecco, quali sono le offerte che il suo istituto propone? Allora, a me piace, buonasera principalmente, mi piace parlare del nostro liceo, il liceo Leonardo Da Vinci, come polo liceale sul territorio, perché riusciamo, diciamo, ad avere un'offerta completa dei percorsi liceali. Significa che il ragazzo in uscita dalla scuola secondaria del primo ciclo può effettivamente operare una scelta in funzione di quelli che sono gli interessi, le passioni, anche le abilità, diciamo, maturate fino a questo momento, però veramente è una scelta, insomma, ampia. Infatti ha il liceo scientifico, classico, linguistico, scienze umane, economico-sociale, ancora poi abbiamo il liceo musicale, si è aggiunto l'anno scorso il liceo artistico, quindi veramente, insomma, l'offerta è completa. Infatti anche di anno in anno si sente che l'istituto è sempre più crescente, voglio dire, se ne parla sempre di più e fortunatamente anche gli iscritti sono un numero maggiore. Ma al di là del calendario ordinario, ci sono anche degli incontri che vanno extra? Sì, cerchiamo di qualificare la nostra offerta formativa. Ci tengo a dire che il primo passaggio significativo in questi ultimi anni sono state le curvature. Quindi qui i ragazzi trovano la curvatura del liceo scientifico, che è il liceo biomedico, e la curvatura del liceo classico, che è l'indirizzo teatrale. Sono state veramente, diciamo, due sfide. Le abbiamo varate, insomma, come collegio, tutta la nostra comunità professionale, però ci hanno dato, insomma, stanno dando ottimi frutti, ottimi risultati. Quindi i ragazzi vivono esperienze estremamente significative per entrambi i settori, in particolare poi per l'indirizzo teatrale. Però la nostra offerta, cioè l'arricchimento che facciamo al nostro curriculum, è un arricchimento che attraversa tutti gli indirizzi, tutte le nostre classi, perché partiamo dal presupposto che questa è una scuola pubblica, quindi si deve presentare e dare l'opportunità a tutti e a ciascuno di poter, insomma, scegliere, ma anche arricchire, insomma, la propria preparazione. Quindi abbiamo attività che si svolgono di mattina, incontri con gli autori, gare interne, diciamo, all'interno dell'istituto, momenti di confronto, diciamo, esterno. Il triennio ha un'ottima possibilità mediante il PCTO. Abbiamo anche, grazie, diciamo, sempre al personale docente che ha seguito, insomma, idee, iniziative, insomma, le ha sapute cogliere bene, abbiamo il progetto Open Coesione e l'Erasmus, quindi il contatto, diciamo, con non chi ci è vicino, ma proprio altre realtà. E quindi questi incontri, sia con esperti, sia con ragazzi di altre realtà, stanno arricchendo tantissimo, insomma, i nostri giovani. Perfetto, allora adesso mi farò un giro dell'istituto, vogliamo solo ricordare le date per potersi iscrivere. Sì, allora dal 9, quindi già, insomma, sono aperte le iscrizioni fino al 30 di gennaio. Poi la segreteria è a disposizione anche per supportare, diciamo, qualche famiglia, perché le iscrizioni sono online, ma c'è disponibilità, diciamo. E durante la prossima settimana ci saranno ancora le iniziative dell'Open Class. I ragazzini, io li chiamo ancora così, insomma, quasi un po' più di bambini, possono venire di mattina e vivere un'esperienza liceale all'interno proprio delle classi del nostro liceo. Grazie. Grazie a lei. Siamo qui al liceo artistico, è il primo anno che il liceo Da Vinci ha istituito questo liceo, questo tipo di formazione. Come ti chiami e da dove vieni? Mi chiamo Pancaro Anna e vengo da Sparanisa. Perché hai scelto il liceo artistico? Sì, allora, ci tengo a precisare che sin da piccola ho sempre amato l'arte
e quindi ho voluto cogliere l'occasione di venire a questo liceo dal momento in cui hanno aperto questo nuovo corso e sempre meglio comunque conoscere il proprio territorio, quindi sono venuta qui. Bene, se abbiamo visto che tu stai già operando, stai facendo dei lavori, ma adesso rivolgiti ai tuoi amici, ai tuoi coetanei e di a loro perché devono venirsi, certo per chi ama il, l'arte, il disegno, perché devono venirsi ad iscrivere al liceo artistico di Verano Scalo? Allora, innanzitutto, come dicevo prima, è sempre bene conoscere il proprio territorio, quindi non fa mai male comunque venire a provare. E comunque è un istituto davvero ottimo, i docenti sono veramente bravi, vi vengono incontro su qualsiasi cosa e perché no, se amate l'arte venite qui, non c'è liceo migliore di questo. Grazie. Grazie a voi. Liceo musicale, quindi indirizzo musicale, è una delle perle dell'Istituto Da Vinci di Verano Scalo. Professore. Salve, buonasera a tutti, io sono il professore De Francesco, insegno esecuzione e interpretazione, praticamente sassofono, e poi insegno laboratorio di strumenti a fiato, faccio musica d'insieme. Dunque, liceo musicale, che dire, il qui presente amico Antonio diceva il fiore all'occhiello, no? Perché praticamente siamo un indirizzo esposto, nel senso che ci troviamo a confrontare molto all'esterno con il territorio, facciamo rassegne, concorsi, partecipiamo a vari eventi e quindi è importante, come dire, mostrarsi bene, no? Per questo ci considerano un pochettino un orgoglio, no? per la scuola quando riusciamo a portare dei risultati. Devo dire che ci difendiamo abbastanza bene. Professore, ci troviamo in questo laboratorio del liceo musicale, ma in realtà cosa si fa in questa stanza? Facciamo tecnologie musicali, ovvero la produzione di musica elettronica associata a dei contesti multimediali. Usiamo software ed hardware e sarei felice di far intervenire una nostra allieva per spiegare ciò che facciamo durante le nostre lezioni. Come si chiama la allieva? Silvia, vienici a spiegare un po' così... Noi qui manipoliamo la musica a 360 gradi usando appunto hardware e software e utilizziamo per iniziare il nostro percorso con dei software comunque gratuiti che il professore ci guida e ci insegna a utilizzarli per poi arrivare ad affrontare e a realizzare delle produzioni un pochino più complicate, un pochino più articolate. Come per esempio questa? Okay. Come questa che è alla lavagna. Questo è un progetto un pochino più articolato, facciamo anche riedit di brani importanti come registrazioni dei loro strumenti, loro suonano due strumenti, quindi in pratica abbiamo adottato delle tecniche di recording, di composing e di editing, manipoliamo il suono a 360 gradi, come ha detto lei, assolutamente. E la musica di oggi? Esattamente, infatti appunto facciamo anche dei re-edit, quindi dei mix sostanzialmente di musica moderna. Quindi... Esatto.
ultimamente stiamo facendo un nuovo progetto, quello di combinare la musica classica con la musica dei giorni d'oggi, e quindi in pratica trovare un'ottima combinazione tramite i software per poter rieditare i brani classici, anche di musica classica, combinati tra strumento classico e hardware di musica elettronica. Quindi allora, professore, prendiamoci l'impegno anche con i ragazzi, quindi appena avrete fatto qualcosa di più composto eccetera, chiamateci, che vogliamo compiacere. Un po' sentire e vedere i vostri lavori. Certamente, con piacere. Grazie. Grazie. Delia, ci troviamo in questo laboratorio, ma cosa fate qui? Qui a Scienze Applicate noi studiamo informatica e soprattutto scienze, infatti facciamo alla settimana 5 ore di scienze e questo è molto importante poiché scendiamo anche in laboratorio e facciamo molti esperimenti. Invece di informatica facciamo 2 ore a settimana e anche qui scendiamo in laboratorio e stiamo quasi sempre in laboratorio, tranne quando dobbiamo fare le verifiche scritte. Durante il primo anno studiamo il pacchetto Office, invece è diciamo, tutta l'informatica quella di base. E invece durante il secondo e terzo anno iniziamo a studiare i linguaggi di programmazione e per esempio noi abbiamo studiato C++. Invece in quarto si inizia i database e quindi continua il linguaggio di programmazione in Cina. Qui questa qua è il laboratorio di informatica e ci sono vari esempi di giochi appunto sviluppati da noi in vari anche linguaggi di programmazione, ad esempio alcuni sono creati con un programma chiamato Scratch e che si fa al secondo anno, mentre altri sono creati con sono sviluppati con un programma creato chiamato Construct che appunto ci permette di sviluppare giochi come quello lì che è un gioco ispirato a Geometry Dash, oppure questo qua ispirato a Super Mario. Poi alle mie spalle invece c'è un gioco, questo qui invece è creato in Scratch ed è ispirato a Flappy Bird, quello lì invece è un gioco sviluppato appunto in pandemia, che abbiamo sviluppato nel secondo anno, che si ispira a Alien Invaders, che però appunto diciamo è a tema dei virus e quindi abbiamo deciso di chiamare Virus Invaders. Quello lì, l'ultimo, è un gioco che ci ha permesso diciamo così di vincere un premio che si fa qui a scuola, un concorso su Dante, che chiamando appunto Dante D, e diciamo così è stata creata la nostra idea creativa appunto e innovativa appunto che abbiamo sviluppato con Scratch. Siamo in un laboratorio di scienze umane, sì, dell'Istituto Da Vinci di Verano Scalo. Abbiamo appena assistito a una rappresentazione. Ci puoi spiegare un po' meglio questo indirizzo com'è? Certo, allora il nostro indirizzo parte da un forte lavoro interdisciplinare che comunque cerca di realizzare un convoglio tra tutte le discipline attinenti al lavoro ultimale che vogliamo realizzare. In questo caso siamo partiti dalla lettura di questo libro, Le bambine non esistono, e realizzando un connubio inizialmente tra la disciplina di italiano, molto attinente anche la scrittura giornalistica della quale noi comunque ci accingiamo tutti quotidianamente, per poi analizzare questa questione dal punto di vista antropologico, psicologico, pedagogico e sociologico, con un forte sguardo attento alla realtà che ci consente di sviluppare una forte capacità critica. Liceo economico sociale, siamo in compagnia di? Raffaele Giangrande, frequento appunto la quinta classe del liceo economico sociale. Il liceo economico sociale è importante perché viene anche definito liceo della contemporaneità, è un liceo che offre appunto delle basi di cultura generale come tutti gli altri licei, però è importante perché questa cultura, magari a differenza di altri indirizzi, può essere applicata alla realtà, perché per esempio noi impariamo come
interpretare un telegiornale, un TG, riusciamo a capire quello che dice, appunto, le cose che avvengono giornalmente nel mondo, insomma, le notizie di attualità, noi le interpretiamo, le studiamo, è oggetto di studio, e questa è la cosa importante e unica del liceo economico-sociale, secondo me. È un liceo in cui bisogna credere, in cui bisogna investire, anche perché a livello europeo il diritto, l'economia, le due lingue sono qualcosa di richiesto. In un'azienda lo studio di almeno una lingua è base, ma lo studio di due lingue è addirittura più importante, secondo me. Due lingue imparate, due lingue parlate da studiare, è una cosa molto importante. Professore, qui ci troviamo nel laboratorio di scienze. Sì, questo è il laboratorio di scienze del liceo scientifico di Vairano. È il laboratorio che serve tutti i corsi di studi di questa scuola, e in maniera particolare il corso scientifico, lo scientifico tradizionale, la curvatura biomedica, il corso di scienze applicate, ma tutti coloro che svolgono l'attività, le ore di scienze, possono frequentare questo laboratorio. È un laboratorio molto frequentato da tutte le classi, quindi ogni anno dobbiamo stilare un calendario perché le classi sono tante. Fortunatamente quest'anno abbiamo avuto un importante finanziamento dal Ministero, quindi il prossimo anno questo laboratorio sarà ampliato, e soprattutto abbiamo acquistato una serie di attività chimico-fisiche, scientifiche, che amplieranno sicuramente l'offerta formativa di questa scuola. L'esperimento che sto per fare è un esperimento molto comune, si fa anche con ingredienti che si trovano comunemente in casa. In questo caso lo sto facendo con dello ioduro di potassio, che è un sale binario, dell'acqua ossigenata e detersivo, e dell'acqua normale. È una sostanza che avviene normalmente tra il detersivo e l'acqua ossigenata. Il catalizzatore, che sarebbe appunto lo ioduro di potassio mischiato con l'acqua normale, fa velocizzare e appunto fa creare l'esplosione. Bisogna dissolvere il sale all'interno dell'acqua distillata, appunto. E a questo punto si può procedere con la reazione. È una reazione esotermica, quindi a breve vedrete liberarsi calore, ecco appunto il vapore. E il colore giallo è dato dal potassio, perché appunto la reazione dovrebbe produrre un colore tra il marrone e il rosso, come si è visto all'inizio. E questo è l'esperimento. Grazie. Grazie a lei. Noi siamo i ragazzi del biomedico e facciamo la sferificazione. È proprio il procedimento con cui si fanno le sferette del bubble tea, praticamente, che è noto a tutti, va un po' di moda, ma soprattutto, per questo lo studiamo al biomedico, tanti farmaci. Infatti spesso i principi attivi devono essere incapsulati all'interno di film protettivi che permettono loro di attraversare lo stomaco, quindi l'acido cloridrico, e di arrivare all'intestino, dove esplicano la loro funzione. Praticamente come abbiamo fatto appunto le sferette. Quindi queste qui, non so se si vedono. Ok, quindi abbiamo aggiunto dell'alginato di sodio, sì, nell'acqua. Nell'acqua, e abbiamo ottenuto questa sostanza gelatinosa. Infatti l'alginato di sodio non è idrosolubile. Poi abbiamo aggiunto del lattato di calcio sempre all'interno dell'acqua, e abbiamo ottenuto quest'altra sostanza. E una volta che andiamo ad aggiungere il composto fatto di alginato di sodio all'interno del composto fatto con lattato di calcio, andiamo a ottenere delle sferette. E poi possiamo prelevare. Ecco qua. Ecco qui. Ora non sono commestibili, ma se si sciacquano e si fa a casa si possono mangiare. E si può fare un po' con tutto, non solo con l'acqua. Ok.
Questo esperimento viene chiamato saggio alla fiamma ed è un esperimento molto interessante perché ci spiega da che cosa sono dovuti i colori nei fuochi d'artificio. Infatti, per produrre i fuochi d'artificio, insieme alla polvere da sparo vengono messi alcuni sali che in base al loro cadione daranno un colore diverso. Allora, innanzitutto bisogna accendere la fiamma, innanzitutto. Perfetto. E poi si prende il filo di nickel e si immerge nell'acido muriatico. E poi si prende il sale, che in questo caso è il solfato di rame, che darà un colore verde. Ok. E poi c'è il cloruro di litio, che se viene preso darà un colore rosso carminio. E poi c'è il carbonato di calcio, che darà un colore arancio. E poi infine il cloruro di sodio, che sarebbe il sale da cucina, che usiamo pure noi a casa, che darà un colore giallo. Ecco qua. Allora, il microscopio è, diciamo, uno strumento che è stato inventato nel VI secolo da uno scienziato e ha la funzionalità di vedere degli oggetti viventi o non viventi molto più piccoli che non si possono vedere ad occhio nudo. E esistono due tipi di microscopio, quello elettrico e quello non elettrico. Diciamo che quello elettrico si usa più che altro nei laboratori, per le grandi aziende. E poi c'è il microscopio semplice e quello composto. Il microscopio semplice è formato da una sola lente che, diciamo, attira la luce e trasmette l'oggetto ai due occhi, e poi c'è quello là composto, che oltre alle due lenti ha una terza lente che, diciamo, fa vedere molto di più i dettagli. Nel microscopio si possono vedere anche le cellule. Esistono di due tipi, quella animale e quella vegetale. La cellula animale è questa qui ed è formata da una membrana cellulare e diciamo che protegge tutte le parti della cellula. Poi ci sono c'è il citoplasma, dove al suo interno ci sono degli organuli che hanno più che altro una funzionalità vivente, e poi nel centro c'è il nucleo, che è la parte fondamentale della cellula, dove al suo interno c'è il DNA, dove contengono tutte le informazioni, diciamo, vitali. E poi dall'altra parte c'è una cellula vegetale, che a differenza della cellula animale è la membrana cellulare molto più solida, proprio perché non essendo un corpo in movimento non si può, diciamo, muovere tra di loro come la cellula animale. Professoressa, ci troviamo nel laboratorio di fisica, ma cosa si fa in questo laboratorio? Allora, in questo laboratorio di fisica si riproducono esperimenti, piccoli esperimenti di fisica. Naturalmente sono esperimenti soprattutto dimostrativi. La fisica praticamente è una materia che si studia in tutti gli indirizzi liceali ed in particolare naturalmente nel liceo scientifico e nelle scienze applicate. Cosa si fa essenzialmente? La fisica in che cosa consiste? Nel studiare prima gli esperimenti a livello teorico. La fisica utilizza come modello la matematica per spiegare le leggi della fisica, ma si riproducono pure questi piccoli fenomeni mediante degli esperimenti e delle opportune apparecchiature. Dopodiché i ragazzi misurano le grandezze che sono coinvolte nel fenomeno. E utilizzando questi apparecchi. Noi abbiamo tirato fuori un po' di apparecchiature che solitamente vengono utilizzate durante le attività didattiche. Per esempio, lì abbiamo un banchetto ottico, e per esempio in quel caso c'è una lampada
c'è una lente convergente ed uno schermo. E in quel caso cosa vogliamo fare? Vogliamo simulare il funzionamento dell'occhio umano. L'occhio umano è caratterizzato da una lente che si chiama cristallino, e quel cristallino che cosa fa? Riceve la luce dagli oggetti esterni e la trasferisce al cervello. Il cervello è rappresentato dal nostro schermo, e infatti le ragazze illustrano un po', stanno lì per illustrare un po' questo tipo di esperimenti. Naturalmente la formazione delle immagini vera e propria poi si fa utilizzando la matematica e soprattutto la geometria poi a livello teorico. Quindi c'è sia la parte sperimentale, ma c'è anche la parte teorica. Ripeto, utilizza la matematica, la fisica utilizza la matematica come modello teorico. I ragazzi quindi vengono addestrati in questo senso. Chiara, considera che avessi almeno 40 anni di meno, forse anche di più, e che devo iscrivermi ad un istituto superiore. Perché dovrei iscrivermi qui al liceo linguistico? Ok, allora, perché dovresti iscriverti al liceo linguistico? Beh, allora, il liceo linguistico innanzitutto ti predispone ad un confronto interculturale, ti apre il mondo per affrontare dei viaggi all'estero e comunque ti fornisce delle conoscenze importanti per quanto riguarda il mondo lavorativo. Inoltre le lingue che studiamo in questo indirizzo sono appunto l'inglese, il francese e lo spagnolo, fondamentali. È importante scegliere il liceo linguistico inoltre perché ti prepara con delle certificazioni linguistiche che sono importanti per il futuro, ma soprattutto per il curriculum nel caso di domande lavorative. Questi sono appunto dei ragazzi che avevano appunto effettuato una certificazione linguistica spagnola. E inoltre importante per le competenze PCTO, quindi l'alternanza scuola-lavoro, che non è altro che una metodologia didattica che ti permette di affiancare alla tua formazione scolastica, che è prettamente teorica, un periodo di esperienza presso un ente pubblico ma anche privato. Passo la parola alle mie compagne che sì. Ti... Allora, il nostro indirizzo dovrebbe essere scelto soprattutto per degli stage linguistici che appunto danno la possibilità di fare degli stage all'estero importanti per praticare le lingue da noi studiate, ma soprattutto per conoscere la cultura di altri paesi. Ad esempio, da noi sono stati fatti stage in Spagna, Inghilterra e Malta, tranne l'anno scorso che non è stato possibile per via dell'emergenza Covid. E qui ad esempio hanno conseguito il diploma di Cambridge a Malta. Beh, poi ci sono anche tanti progetti come il progetto Twinning, che ti permette di andare in un altro paese e con le persone che ti hanno accolto in quel paese di poter venire qui in Italia e di poter conoscere le nostre tradizioni. Credo che un'altra cosa importantissima del liceo linguistico sia il fatto che hai molti sbocchi lavorativi e anche linguistici, mediatici, cioè puoi viaggiare dovunque sapendo le lingue. Ora la lingua più diffusa è l'inglese, quindi puoi parlare con chiunque, puoi esprimerti in qualsiasi modo. Abbiamo sentito prima Chiara, in italiano, quali sono invece i vostri due nomi? Io sono Lia e lei è Martina. Martina. Grazie. Grazie a voi. Ci troviamo in questo laboratorio, ma spiegaci tu meglio di cosa si tratta e come si chiama. Allora, nel nostro liceo abbiamo adottato da un paio di anni il metodo Orberg, ovvero un nuovo metodo per studiare il latino, e viene anche definito metodo natura o metodo induttivo contestuale. E induttivo contestuale perché il testo viene appreso a partire dal contesto, quindi si comprende attraverso immagini, con comparazioni con oggetti comunque che ritroviamo nella vita quotidiana. E infatti il testo che si utilizza per il primo biennio è ricco proprio di immagini che servono a comprendere numerosi termini che si scrivono allo stesso modo anche in italiano, comunque potrebbero essere confusi proprio per la scrittura simile, ma in realtà hanno significati molto diversi. E proprio questo testo è
veramente fornito. Infatti abbiamo una parte alla fine di ogni capitolo dove si spiega proprio la grammatica incontrata e tre esercizi definiti PENSA che permettono proprio di applicare le conoscenze che abbiamo acquisito. E, allora vogliamo sentire una piccola esibizione dei tuoi colleghi. Qualche emozione che evochi l'atmosfera dell'antica Roma. Finalmente arriva Bieno. Così Emilia può anticipare agli ospiti affamati le portate principali della cena. La discussione scivola sul vino, l'elemento fondamentale in ogni banchetto che si rispetti. Il padrone di casa esalta le qualità del profumato vino Careno, il prodotto di punta della sua tenuta. E con certo orgoglio non esita a paragonarlo addirittura al rinomato vino Falerno, prodotto nelle vicine ville sul Massico. Femina sana, totum tollat et vivat meum.
Nunc merum bibendum est in villa Vigeri. Amici nostri, salvete acque parete! Abbiamo appena assistito a un'esibizione in latino, che molti dicono che è una lingua morta. Come mai avete pensato di interpretare un qualcosa in lingua latina? Allora, ciò a cui avete appena assistito per l'appunto è un tipo di interpretazione latina tratta da un libero riadattamento del nostro testo di studi, ossia Famiglia Romana, un testo di studi che adempie alla metodologia Orberg formulata dal professore Luigi Miraglia. In effetti noi lo abbiamo voluto interpretare in latino proprio per sfatare un mito, ossia il fatto che lingue come il latino e il greco siano lingue morte, cosa che in realtà non è vera. Dunque, legando quella che è la nostra passione, inferitaci anche dai docenti che ci guidano in questo cammino, dunque unendo questa passione a queste lingue, per così dire morte, ma in realtà non lo sono, e dunque anche al teatro, noi riusciamo in qualche modo a dar vita a queste parole e quindi a farle sentire, ecco. Un altro mito da sfatare circa il classico è il punto scientifico. La matematica, la scienza, la chimica, la fisica sono in realtà delle materie piuttosto affrontate nel nostro indirizzo e per niente sorvolate. In effetti tanti degli studenti che lasciano questo istituto, dunque il quinto classico, intraprendono cammini per lo più scientifici. Ovviamente c'è sempre qualcuno che aderisce ad indirizzi prettamente umanistici, ma le sorprese non finiscono. Infatti tantissimi per esempio dei premi matematici sono appunto stati adibiti proprio al classico, dove si dice che la matematica non sia un punto di forza quando in realtà potrebbe perfettamente esserlo. Liceo biomedico in confronto al liceo tradizionale ha due ore in più, ovvero l'ora di logica e l'ora di biologia. Nell'ora di biologia andiamo a potenziare ciò che facciamo in classe, appunto, e attraverso degli esperimenti. Infatti appunto ci sono molti più esperimenti rispetto al liceo scientifico tradizionale, e facciamo dei test che servono per le ammissioni all'università a numero chiuso. Inoltre nell'ora di logica andiamo appunto a fare questi test e a spiegare la logica dietro questi test, che appunto servono sempre per l'ammissione all'università, che non è appunto solo per medicina, ma per le diverse università a numero chiuso. E in quest'aula, oltre che la presentazione dell'indirizzo, attraverso dei giochi logici andiamo appunto ad addentrarci in questa materia. Qui infatti, muovendo quattro bastoncini, dobbiamo riuscire a formare tre quadrati allineati. Quindi muoviamo questo, questo, questo qui e questo, così da formare tre quadrati allineati tra loro. Potete passare. Qui invece, muovendo un bastoncino, dobbiamo cambiare la direzione della casa. Quindi in questo caso, prendendo questo e mettendolo qui, abbiamo cambiato la sua direzione. Siamo. Qui invece bisogna muovere due bastoncini per eliminare, diciamo, la pallina dall'interno. Quindi muovendo due bastoncini creiamo un altro calice. La logica la troviamo anche dietro, diciamo, a dei ragionamenti razionali dei giocatori nei giochi più semplici, come per esempio scacchi, che stiamo facendo appunto una partita in diretta qui, oppure a Tris, un gioco semplicissimo alla fine. E qui, infatti, questa logica alla fine è composta da diverse strategie che scelgono appunto i giocatori. Questo insieme di strategie vanno a formare poi l'insieme chiamato l'insieme di Nash, l'equilibrio appunto di Nash, in cui questo equilibrio sarebbe l'equilibrio tra le diverse strategie dei due giocatori, che alla fine vanno a rimanere sempre uguali. Infatti i due giocatori, per arrivare appunto alla vittoria del gioco che stanno giocando, non cambiano appunto le loro tattiche iniziali per arrivare appunto alla vittoria, quindi facendo così l'equilibrio di Nash. E poi c'è il mio compagno. Vediamo che
ci sono dei veri e propri teoremi matematici che vengono applicati durante il TRIS, ma anche negli scacchi. Ad esempio vediamo che il teorema di Zermelo-Kahn ci spiega che, ci sembra un po' stupido, però ci dice che una partita termina quando il bianco porta il nero a cedere o viceversa, oppure quando si arriva ad un pareggio. Questo è proprio un teorema matematico che si basa su appunto l'equilibrio di Nash. Vedendo tutti questi banchi mi ritorno in mente di quando io stavo a scuola. Ci troviamo in quest'aula, cosa si fa in quest'aula? Qui presentiamo l'indirizzo scientifico tradizionale. Per quanto riguarda l'indirizzo scientifico tradizionale possiamo identificarlo come un percorso di studi che presenta un ottimo equilibrio tra area umanistica e area scientifica, anche a livello del quadro orario con tutte le materie. E per quanto riguarda il nostro indirizzo scientifico, importanti sono soprattutto le attività e i traguardi che ci aspettano all'uscita di quest'ultimo, tra cui soprattutto la padronanza della lingua italiana e delle conoscenze scientifiche in generale, ma anche di cultura e lingua straniera. Importanti sono anche i laboratori che sono messi a disposizione per noi per mettere in atto tutte le conoscenze che abbiamo durante le ore di lezione. Perfetto. Il tuo nome è? Cristiano Di Robbio, classe terza. Invece ti chiami? Sara Napoletano, classe quarta B, sempre liceo scientifico tradizionale. Per quanto riguarda sempre il piano dell'offerta formativa che il nostro liceo offre, abbiamo una vasta serie di concorsi, di incontri con gli autori e materiali di studio. Per i concorsi abbiamo appunto il Dante D, ovvero effettivamente una giornata interamente dedicata allo studio del celebre poeta italiano, effettivamente Dante Alighieri. Inoltre abbiamo delle giornate di studio, cioè mattinate di studio che riguardano effettivamente la resistenza italiana e altrettanti invece incontri con gli autori. In effetti il nostro liceo ci offre l'opportunità di prendere in analisi un volume che l'autore di questo volume che verrà introdotto effettivamente ci presenterà come è avvenuta tutta la stesura del libro. Presentaci un po' la tua collega. Come si chiama? Chi è la tua collega? Rebecca Terranova della seconda B e oltre alle materie che noi affrontiamo ogni giorno abbiamo anche affrontato un progetto molto importante dall'anno scorso, ovvero Scuola Ambiente per sensibilizzare sulla raccolta differenziata, e quest'anno il nome è Scuole Rigenerazione, e abbiamo aderito alla Carta della Biodiversità e quest'anno come novità avremo un laboratorio nuovo per le materie scientifiche e quindi per la matematica, e questo laboratorio, l'importanza di questo laboratorio è che sarà green, quindi sarà adatto per la transizione ecologica, e c'è anche da dire che proprio per questo nuovo progetto attuato avremo anche delle visite guidate, che una sarà all'area protetta marina del Parco di Gaiole e l'altra al Parco Nazionale d'Abruzzo.